Allora, dopo l'importante è capire la postura delle spalle, della schiena, perché se non avete la postura giusta potete avere dolori sui trapezi, sulla cervicale, i lombari, cioè comunque possono, può essere problematico, quindi è importante dall'inizio impostare una postura giusta. Quindi, bordo sedia. Verificate che la schiena non sia troppo così né troppo così, quindi no così, no così, rilassata, con le spalle giù, cioè come se immaginate che avete una specie di peso un pochino, no, sulle spalle, cioè nel senso no così, anche perché sarà un po' complicato da suonare, cioè magari i primi tempi sì, qualche nota le farete, ma insomma avrete limiti molto presto, quindi è importante tenere le spalle basse. Una volta che avete questo, quindi la mano destra è quella che terrà l'arco, invece la mano sinistra è quella che si muove sulla tastiera. Se vogliamo per adesso fare suonare le quattro corde, abbiamo il La, partendo quindi dall'alto, poi il Re, poi il Sol e il Do. Queste sono le quattro corde a vuoto del violoncello. Allora, poi le cose diciamo principali per iniziare il violoncello, le cose importanti da avere in più dello strumento ovviamente sono l'arco, quindi chi dice arco dice di avere anche la pesce, la resina, sì, sugli accenti, vabbè. Quindi ecco, di avere questo, perché vi servirà ogni volta, cioè ogni volta che studiate, no, dipende quanto studiate, se studiate 3-4 ore al giorno, sì, avete bisogno di metterla ogni giorno, se no, quando vedete semplicemente che l'arco è liscio, cioè intanto quando ricevete lo strumento, se è nuovo e che lo ricevete diciamo da un negozio online, vi arriverà l'archetto con il crino che è proprio nuovo, quindi vedrete che è tutto grasso un po'. E la pesce, la resina, serve a fare suonare le corde, insomma, a farle, se no non, il suono non esce proprio. Poi avrete bisogno anche di un panno, perché la pesce o poi anche magari la polvere, se lasciate dopo lo strumento fuori dalla custodia, prende la polvere, quindi è sempre bene dargli una pulitina, insomma ogni volta nell'ideale, però semmai diciamo ogni tanto, perché anche comunque tutte queste cose attaccano anche un pochino la vernice. Poi un accordatore, questo ne parliamo nell'altro video per capire come accordare lo strumento. Per l'accordatore c'è o quello elettronico che trovate su tutti i negozi online, per non dire siti in particolare. Adesso ci sono anche le applicazioni sul telefono, quindi avete proprio la scelta, E mi sa che ho detto tutto, almeno per questo video, quindi vi ritrovo su un altro video per parlarvi dell'accordatura, poi ci sarà un altro video per parlare della mano destra e di come prendere l'arco in mano bene, poi sulla mano sinistra. Ciao!